Si è svolto questa mattina il progetto a cura del Rotary Club Ginosa, alla terza giornata del mare, microplastiche marine. L'evento durante la mattinata ha interessato in prima parte la succursale di Castellaneta Marina dell'Istituto Comprensivo Surico e subito dopo l'Istituto Comprensivo Leone di Marina di Ginosa. Protagonisti assoluti del progetto, la nostra Marina Militare. La Marina Militare, nella fattispecie, insomma, unitamente alla Guardia Costiera, opera sul territorio proprio per tutelare l'ambiente insieme in sinergia con le altre istituzioni del territorio. Quindi parliamo di campionamenti di acque per vedere un po' la salute del nostro mare, fino a parlare insomma di argomenti che hanno a che fare con i cambiamenti climatici in atto dovuti anche all'azione dell'uomo, quindi con misurazioni delle temperature anche in zone molto lontane del territorio, quindi parliamo dell'Artico e altri insomma angoli del pianeta molto lontani da raggiungere, che però grazie alle unità della Marina e del personale specializzato riusciamo a gestire. Quindi parlare di questi temi con ragazzi delle scuole medie per noi è importante, perché loro sono l'equipaggio del futuro e devono essere loro che d'ora in poi devono trattare e sensibilizzare altri ragazzi per tutelare quello che è il nostro bene primario, che è il pianeta Terra e il mare. Dopo Castellaneta Marina siamo qui a Ginosa Marina alla Scuola Leone. Stiamo parlando di mare, di microplastiche marine. Il tutto si inserisce all'interno di un progetto che riguardava la giornata del mare. L'11 aprile il nuovo codice della navigazione ha istituito questa festa. Non è ancora tanto sentita. Ruolo, a mio avviso, del Rotary è anche provare a porre l'attenzione su questo tema così importante, soprattutto sui due comuni bagnati dallo Ionio, Castellaneta Marina e Ginosa Marina. I ragazzi hanno reagito veramente in una maniera entusiasta, accompagnati dai loro docenti, hanno formulato anche le domande un po' più bizzarre, che però appartengono esattamente a questa età, con la curiosità che li caratterizza. Il Rotary ancora una volta è presente sul territorio con temi reali. Siamo partiti dallo spreco alimentare, siamo andati alla cardioprotezione, questa volta parliamo del mare, una risorsa fondamentale del nostro territorio. Speriamo che questo contribuisca a creare quello che il codice della navigazione definisce cultura marinaresca. Abbiamo bisogno di questo, cultura in generale, questa volta parliamo di cultura marinaresca. L'esperienza si concluderà al netto delle restrizioni Covid al Castello Aragonese, dove porteremo questi ragazzi ai quali abbiamo chiesto un contributo, cioè di focalizzare e mettere su carta le loro impressioni di questa giornata in cui abbiamo parlato di plastica, ma abbiamo parlato anche del ruolo della Marina. Se coniugheranno questi due temi al bellissimo mare che ci circonda, credo che usciranno dei lavori bellissimi. Io ringrazio tutti quanti per l'attenzione con cui seguono queste attività del Rotary e un buon lavoro veramente a tutti quanti. Grazie ragazzi.